Gianni Colacione, in chiusura del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, 29 luglio 2012, siamo in compagnia di Emanuela Zambrano, di Manuela Zambrano, che ha presentato da poco, appunto in questa fase di votazioni, una mozione particolare che riguarda appunto la sperimentazione animale. Libri.tv è interessata appunto a questo tema grazie allo spazio live che viene condotto da Giovanna Devetag, e le chiediamo un pochino di illustrarci un pochino di che si tratta e soprattutto anche di come sono andate le votazioni. Allora, questa è una mozione che riguarda tre punti fondamentali che comunque sono essenzialmente sul tema della ricerca scientifica e la sperimentazione animale. Ora, il primo punto riguarda la legge 413 del 93, che è la legge che consente di effettuare una obiezione di coscienza sia per studenti che per lavoratori che si occupano di sperimentazione animale o che comunque dovrebbero utilizzare animali a fini di ricerca. Per cui abbiamo chiesto al Comitato e a Radicali Italiani di impegnarsi per garantire e verificare l'applicazione di questa legge, in particolar modo di verificare la pubblicizzazione dei diritti che appunto sono da questa legge sanciti, quindi la conoscenza del diritto di obiezione di coscienza, e poi di verificare la non discriminazione dei soggetti che poi a tale obiezione di coscienza fanno ricorso. Il secondo punto invece riguarda le iniziative sulla piena trasparenza delle informazioni relative agli esperimenti effettuati e futuri che utilizzano appunto animali. E soprattutto il tema fondamentale di questo punto è quello della pubblicizzazione online dei risultati di tali studi, che non soltanto possono dare la possibilità ai ricercatori quindi di verificare l'attendibilità dei propri risultati, se in altri laboratori di ricerca si sviluppano e si effettuano le stesse ricerche, ma soprattutto potrebbero quindi portare anche l'opinione pubblica a sapere di più di questi, su questi temi, una sorta di verifica e studio collettivo della situazione. E poi il terzo punto, che è un punto che ritengo molto importante, è l'impegno dei Radicali Italiani a sostenere il bando all'impiego di qualsiasi specie animale all'interno di esperimenti bellici o dei test in prodotti cosmetici e per l'igiene della casa, quindi tutti quei test di tossicità che utilizzano ogni anno in Italia milioni e milioni di animali. Bene, senti, e questo per quanto riguarda la mozione, le votazioni come sono andate? Beh, le votazioni sono andate bene, soprattutto in realtà la mozione è stata integralmente approvata. Devo dire che il risultato importante di questa mozione è stato un dibattito che è durato quasi un'ora e quindi io stamattina in dibattito generale ho fatto un intervento in cui mi rammaricavo in un certo qual modo della mancanza di confronto su questo tema all'interno di Radicali Italiani e all'interno del Comitato, e adesso essere riusciti a rivitalizzare il tema, a riportarlo e quindi vedere tutti i partecipanti, chi pro, chi contro, quindi discutere di questo tema, credo che sia veramente un effetto fondamentale, importantissimo. Bene, questo sì, è molto importante. Il successo della mozione animalista. Un fuori onda, abbiamo avuto un fuori onda. Allora sì, questo qua è appunto un concetto molto interessante. Io ti invito fin d'ora, per quando riprenderemo le nostre trasmissioni, magari a collaborare per questo spazio che abbiamo su Libri.tv, spazio live, perché insomma è un dibattito abbastanza interessante. Complessivamente, in chiusura, come ti è sembrato appunto questo comitato? Ma questo comitato mi è sembrato come sempre ricco di idee, di persone che vogliono occuparsi, vogliono impegnarsi soprattutto, e quindi ritengo che come sempre questo sia un luogo di democrazia e un luogo assolutamente proficuo per tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco. D'accordo, ringraziamo Manuela Zambrano, gli diamo appuntamento su Libri.tv per questa e le altre interviste. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Grazie.